Ciao a tutti ragazzi da Core.9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Rieccoci con una nuova parte di Pokémon Zaffiro Alpha. Eravamo rimasti qui a Brunifoglia. Fuori dalla parte ho sfidato tutti gli allenatori, ragazzi, quindi non vi preoccupate, ora non dovremo anche sfidare gli allenatori, ma andremo solo, vi faccio solo vedere che percorso ho fatto, che non volevo andare direttamente là. Così vi faccio anche vedere il percorso fatto, insomma, per essere proprio una guida proprio fatta bene bene, dai. Ringraziatemi con tanti like, ragazzi. Finito repellente, sì, che cosa torre repellente appunto per non trovare Pokémon. Tanti like, ragazzi, mi raccomando. Avete visto che spettacolo dei meteoriti? Guardate qui, mamma mia. Benissimo, ragazzi, eccoci arrivati finalmente alle cascate Meteora. Eccolo qui. Che ho anche una via per Ferugipoli. Oddio, che spettacolo, giuro che devo ancora vederle. Perché è rimasto proprio lì, perché pensavo fosse, ci fosse magari un video o qualcosa del genere, quindi... Oddio, guarda un po'. Sì, ma sì. La recluta è comunque il massimo, cioè, veramente. Vai. Ah, da idrotenente e una semplice recluta. Una ha un Pokémon, l'altra ha due Pokémon. Due Pokémon forti e un Pokémon debole in pratica. Ok, ovvero vai il primo e farei un Fendifoglia a Maitiena. Comunque i livelli sono uguali, non so perché. Abbastanza buono. Ma non fa danno anche a Grimer, no? Ah, perché era fuggito, no, non ho capito cos'era. Il pulse era Grimer, che non fa niente, mamma quanto sei schifoso. Inibitore, però, da parte di... Ah, ha messo fuori... Oddio, che brutta cosa. Però vabbè, lo userò per vendicarmi. Rocciotomba, proprio su Grimer. Ok, pensavo di togliessi un po' di più, però almeno... Mi ho tolto la velocità, ma non era importante, dato che era comunque più lento, vabbè. Confuso? Proprio attacco, quindi dai, sfrutta. No, niente. Proprio non c'è collaborazione. Inibitore? Su Hydro Pulsar, quindi peccato. Quindi foglio non lo posso usare, esatto. Quindi uso un mega assorbimento su Mediena. Non li faccio quanto volevo, purtroppo. Ma cos'è sta roba che non capisco? Boh. Che luce attacco speciale fa pure danni, è forte. Non so vedere come sarà. Oh, probabilmente riesce a usare una mossa, vai con Mulinello. Ok, non riesce a fargli niente praticamente, però vabbè. Fango su Wailmer che va giù. Meno male, perché faceva proprio schifo, se possiamo dircelo. Ah beh, Shroomish nemmeno è evoluto, figuriamoci se è più forte di Wailmer. Vabbè, intanto noi finiamo Maitiena con un altro bel assorbimento. No, non lo finiamo mica. Che schifezza. Ah, perché ci ha ridotto l'attacco speciale, ora ho capito perché. Tanto Maitiena fa bullo Shroomish. Dai Shroomish. Dai Shroomish. E niente da fare, proprio no, la sfiga, ragazzi, la sfiga. Ovviamente, ecco, se magari qualcuno mi chiede, queste sfide sì che le faccio, perché è un idrotenente, quindi è importante come sfida. Però se ci sono altre sfide, adesso non lo so cosa, però... Ecco, in questo caso le faccio, capite, no? Perché sono più importanti, adesso c'è l'interazione con il professor Cosmo. Però non deve metterci così tanto, dai. Uno giù, meno male. Ecco le altre due, grande al 29. Ecco, questo sarebbe il livello in cui avrei preparato il film di foglie. Nella realtà, cioè nell'originale, più che in realtà. Elettra, ecco il 24. Vuole imparare morso. Che sia il 24 a livello dell'evoluzione, non lo so. Posso il fulmine in denti a sto punto, vai. Con morso. Magari se volvesse adesso, abbiamo fatto due piccioni con una fava proprio. Lotta e anche evoluzione. Botto in testa, oh, ci sei riuscito. Boh, dai, la sta botto, mamma mia. Grandissimo Shroomish. Bene, dai, 2 su. 2 su 3. Idrotenente manda Carvagna, bene, 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 che almeno è debole, a Fendifoglia, che ora possiamo usare, quindi... Cosa ha fatto? Beh, una mossa che comunque ha ammazzato Shroomish in velocità, però non mi interessa niente. Noi usiamo Fendifoglia, carta vetro. Vieni qui, però non importa, perché è importante aver ammazzato Carvagna. Bene. 300, grande lotta alla protagonista per Grovyle, dopo averlo lasciato un po' in disparte in queste ultime parti. Disparto e parte, vabbè, io combino sempre delle mie, vabbè.
Eccoci qui. Non mi sono piantato abbastanza, ci abbiamo fatto accordo. Bene. Attenzione, arrivano. Oh, in prima persona. Max, detto anche Maxi per le visioni americane e anglofone, comunque credo. Oddio. Monte Camino, questa è la loro direzione. Prima persona, altro che GTA, prima persona. Pokémon in prima persona sarebbe una rivoluzione. Che ne pensate, ragazzi? Aia. Non so, capiamo se uno è buono, l'altro è cattivo, se tutti due cattivi, tutti due buoni. Oh, questa è una scena famosa. È stato shock che c'era anche lo screen. Portiamo la brunifoglia. Orsù. Belle però queste grafiche, ragazzi. Belle, 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 veramente. Fate davvero molto bene. Rieccoci a casa del professor Cosme. Manco fosse un film proprio. Ah, professore, come si vede, sano e salvo. Wow, addirittura, vabbè, dai, non adesso non esageriamo. È poco raccomandabile dire di sì. E ci dà abbattimento. Wow, proprio giusta, giusta, direi. Le do una testa, quindi, boh, non ho capito. Va bene, vengo con te. Oh, c'è un attimo automatico. Figo. Quindi ora dobbiamo andare al Monte Camino. Beh, ragazzi, ci andiamo già subito, direi. No? Vediamo se ci ha curato i Pokémon, come stiamo messi. No, non ce l'ha curati, però Grovyle era poco poco sotto effetti di Malzanida, quindi va bene anche così. Va bene, io non taglio, ragazzi. Tanto sono 20 secondi per arrivarci con la mia splendida bici da corsa. Guardatela, guardatela, guardatela. Ora bastano trovare un Geodude qua. Nell'originale c'era una possibilità su 20 di trovare un Pokémon, qua invece è una su 1. Come volevessi dimostrare. Le mettono sempre, non so perché. Gli stupidi Geodude. Vabbè, senti, Geodude, tu mi devi fare un piacere. Dato che Grovyle non è proprio al massimo. Ecco, grazie. Avrei piacere se me lo curassi. Subisci questo mega assorbimento in silenzio. Grazie mille. Vediamo se riesci a arrivare a 73. Grande. Ok, ragazzi, non serviva a curarsi. Bravo, Grovyle. Andiamo. Go, 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 vai, 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 vai. Mamma mia, ma che manubrio. Guardate il manubrio, che figo. Bene. Ed eccoci al Monte Camino. Più che altro la funivia che porterà al Monte Camino. Ehi, e qui? Ah, è l'uscita, che figata, l'ho fatta intanto uscita. No, Jenny. È vero, perché anche una domanda che mi facevo sempre era: ma come fanno a entrare e uscire, se... E invece adesso l'ho risolto, bravi, bravi, bravi. Vediamo com'è sta scena qua, che era una delle più belle degli originali, ragazzi. Quando c'era il personaggino che guardava. No. Mi aspettavo molto di più, ragazzi. C'era che noi guardavamo dal finestrino la cenere che cadeva. Invece qui niente. Peccato. Pensavo un po' meglio, vabbè. Va bene, qui vediamo tutte le sfide tra loro, in teoria non ci sfidano, o sì? No, non ci sfidano, ci sfideranno solo gli ultimi che vedrete adesso. Se fedele all'originale, guarda come hanno fatto bene la magma. Ops, non volevo causare questo. Guarda che la magma qua, ragazzi, mamma mia. Tutti contro Max, praticamente, il suo un pochino è più forte. Bene, eccoci qua con le reclute del Team Hydro. Poi vedere il Team Hydro nella lava qua non è molto usuale, vabbè. Qua non dovrei farli, in effetti, secondo il mio ego, però vabbè, non importa. Soldi li ho fatti, raga. Eccola.
che è cambiato, ragazzi. Lì finiva, lì finiva nell'originale. Sì. Vediamo se anche tu andrai a piangere dalla mammina. Oh no, ancora Grimer, ti prego. Devo cambiare poco dopo, perché anzi lo cambio subito, ragazzi. Mettiamo Fire Earth. Devo ancora cambiargli il nome, però vabbè. Faremo, ripeto, quando torneremo indietro. Bravo. Che non ti sei avvelenato. No, lui più veloce, usa Pandano Bomba, che è di tipo terra a quanto pare. Ma anche noi siamo di tipo terra. E facciamo magnitudo numero 8. Non pensavo facesse un po' di più, vabbè. Poi facciamo anche lava sbuffo, che è una mossa nuova che ho imparato, davvero forte. Guardate che immagini poi. Bella, bella, bella. Bravo, Fire. Carvagna, possiamo rimettere Grovyle. E vai di fendifoglia. E carta vetro, invadimi pure. Bene, Grovyle al 30. E vediamo se ci saranno anche altri aumenti di livello. Vediamo un po'. Sì, Fire, proprio lui, al 24. Bene, abbiamo avuto la idrotenente Ada. Vediamo se adesso quanto continuerà, perché altrimenti farò dei tagli, naturalmente. Spenserà Ivan, quindi ci sarà Ivan in persona. Ed è proprio qui. Pensavo continuasse ancora per un bel po'. Pieno il fatto con la roba di vetro, wow. Si fidano? Esatto, sono proprio io. Bello di essere ricordati così, eh. Mega pietra, pietra chiave. Ci sta arrivando troppe cose. Se vuoi ammazzami e ammazzami, però dovrei ammazzarti io, quindi fatti ammazzare presto, dai. Fatti sotto, ok, quello che ti ho detto. Bene. Oh, la musica, ragazzi, la musica, alziamo. E se esce il serpente dal col coso, no, vabbè. È molto bello, si è ascoltato più tranquillamente. Bene anche questa versione un po' più elettrica, diciamo. Va bene. Sono comunque molto sottolivellati gli altri. Sono io sopralivellato. Perché non, ragazzi, vi giuro, non mi alleno di poco. Cioè, io sfido sugli allenatori. Fa bella parte, basta. Ci fa Boato, cosa ci fa? Ci arriva Maku Rido. Vabbè, quasi. Perché lui è molto potente in attacco. E facciamo una bella metal testata. Lui non deve farci una mossa a buio, perché sennò è super efficace. Ma noi bastiamo con la metal testata. Grande. E Metang va al 30. Wow. Bene. Sharpedo, quindi rimettiamo Grovyle. Quindi pratica sono l'evoluzione di Pukiena, l'evoluzione di Carvagna. Vedete che comunque rispetto alle reclute è proprio un'evoluzione in più questo capo. Bello Sharpedo, ragazzi. Al 27, quindi cominciano a salire anche i livelli, in effetti, quindi magari. E sono tanti Pokémon, sono anche un po' sottolivellati. Carta vetro, invadimi anche qui. Carta vetro non è male comunque come abilità, perché quando una, adesso attacco una volta, volete che io, ok, però quando attacchi tante volte può essere davvero pericoloso. Golbat, ultimo Pokémon suo, in teoria. Ma andiamo a Electrike, anche se è sottolivellato, appunto. Forse anche per questo, perché qualcuno è più livellato rispetto ad altri. Maku, beh, va anche troppo avanti, però vedete che Electrike al 24 contro un Golbat al 25. Proviamo ora con Scintilla, vediamo se riusciamo a fargli metà vita, ma lui si usa Sorbiraggio e ci blocca i piani praticamente. Scintilla, non credo sia metà, però lo paralizziamo, questa è una cosa molto buona. Faccio un po' di conti mentali, vediamo se è metà. Io, ragazzi, la provo, ovviamente deve colpire. Sì, colpisce. Usa la tua massima potenza. Grandissimo. Proprio giusto giusto, credo, ragazzi. E va al 25 anche Electrike, che prima non si è evoluto. Vediamo quando si evolverà, non lo so. Finito, abbiamo vinto su Ivan. Che fa?
È una risata o una maledizione quella? Non ho capito. Grazie. Alan. Monte Pira, proprio adesso ci interrompono. C'era lui il meteorite, invece nell'originale dovevamo prendercelo, magari tante volte anche ce lo dimenticavamo. Ok. Bene ragazzi, per questa parte è tutto, abbiamo visto il cascade Matteo e il Monte Camino, quindi abbiamo fatto un bel po' di cose ragazzi. Mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Ok, mi raccomando, mettete un bel mi piace veramente ragazzi, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciate un commentino con le vostre impressioni, ricordo che una pagina di Facebook, mettete mi piace anche lì. Un saluto a tutti, la vostra Carzotto 9 e al prossimo video. Ciao ciao!